Collegale è al centro di continui attacchi mediatici, alimentati da bufale messe in circolazione per colpire tutta la filiera. Ecco le principali fake news da cui stare alla larga. La dipendenza dal gioco di Stato è un'emergenza nazionale. Falso. Le ludopatie sono soltanto all'ottavo posto nella classifica delle dipendenze degli italiani. Al primo posto abbiamo il fumo, con 10 milioni e 300 mila italiani. Seguono l'alcol, con 8 milioni e 265 mila italiani a rischio. I social network, con 6 milioni e 300 mila cittadini, soprattutto tra giovanissimi e adolescenti. E la droga, con 4 milioni di consumatori abituali. Soltanto 13.000 i ludopatici, come dimostrato dalle indagini dell'Istituto Superiore di Sanità, che contano in tutto 1.500.000 giocatori abituali, ma non patologici. Gli italiani spendono più di 100 miliardi l'anno per il gioco. Falso. I dati ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato parlano chiaro. 107 miliardi sono la raccolta complessiva che i gestori versano allo Stato, ma di cui gran parte torna nelle tasche dei giocatori. Sono solo 18,7 i miliardi di euro effettivamente spesi dagli italiani. L'Italia è una nazione di gente che si rovina al gioco. Falso. Questa è un'emergenza che non esiste. Secondo i dati forniti dalle ASL, i malati patologici in cura presso i loro centri sono soltanto 13.000. Parliamo dello 0,002% della popolazione italiana. Il rapporto tra malati del gioco e le più diffuse patologie è, infatti, di 1 a 10. Eliminiamo il gioco di Stato e risolviamo il problema. Falso. È esattamente il contrario. La lotta al gioco legale favorisce il gioco illegale. Procuratori antimafia di mezza Italia confermano che la chiusura dei punti di gioco legale favorisce la proliferazione di bische clandestine. Il mercato grigio dell'azzardo rappresenta infatti un'opportunità lucrativa per la criminalità organizzata. Una corretta informazione decostruisce i pregiudizi ed i falsi miti, alimenta la consapevolezza di un sistema economico importante per l'Italia e rappresenta il più valido background culturale su cui sviluppare importanti campagne di lotta alla ludopatia. Leggi le altre fake news su sapar.it/fake news. No. Posto? Ok. Lo sgabello giusto, vabbè. Ah, è in streaming? Quindi in streaming chi la vede? Aspetta, è pubblica. Cioè, è pubblico.
Bene, buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuti alla giornata inaugurale di Enada. Credo che per tutti noi oggi sia una giornata abbastanza emozionante, perché si ricomincia a fare fiere, si riattivano connessioni umane, ci si incontra per parlare del proprio futuro, di ragionare sull'attualità, e lo si fa dentro un appuntamento a cui eravamo molto affezionati, che con grande emozione appunto ritroviamo. Saluto i presenti e saluto tutti coloro che sono collegati in streaming in diretta con il sito di enada.it organizzata da Italian Exhibition Group e che online in streaming potranno continuare a vedere i prossimi appuntamenti che su questo palco, la Vision Arena, all'interno della Old Sud saranno proposti in queste giornate. Quindi diamo spazio ai saluti, agli interventi introduttivi, al termine dei quali, come al solito, a bordo del palco ci sarà la disponibilità per i colleghi giornalisti di fare delle domande, quelle che vorranno, ai relatori. Credo che si è anche emozionato il presidente di IEG, Lorenzo Cagnoni, a cui cedo la parola per il saluto introduttivo. Eh sì, sono proprio emozionato, è il caso di dirlo, anche se eravamo e siamo abituati a questi momenti di saluto e di presentazione delle manifestazioni, però non c'è alcun dubbio che di novità ce ne siano tante. E in un appuntamento come questo, in cui è facile cogliere il significato simbolico di una ripresa, di una possibile ripresa della nostra attività, non si sfugge alla necessità del ricordo delle esperienze passate, della storia di questa manifestazione, come della storia di tutta la nostra attività come gruppo. E l'impreparazione di ciascuno di noi ad affrontare il momento che stiamo vivendo ci lascia naturalmente un po' timorosi, con la fiducia che qualche volta tende a vacillare, in modo particolare in coloro che sono meno esperti della nostra attività. E questa caduta di eventuale fiducia potrebbe farci pensare ai rischi, ai pericoli dei momenti che ci troviamo ad attraversare, in modo particolare a quelli che appartengono all'orizzonte di medio periodo. E in una situazione di questo genere consideriamo uno degli elementi fondamentali del nostro modo di procedere e di lavorare quello di far riferimento alle collaborazioni storiche, ai sodalizi che ci hanno sostenuto in tutti questi anni, come uno degli elementi su cui fondare le nostre previsioni future, i nostri programmi
che costruiremo per il domani. Sicuramente fra i sodalizi, fra le collaborazioni più o meno storiche, noi crediamo che appartenga il nostro rapporto che abbiamo saputo costruire con una delle associazioni, come dire, più fedeli, più capaci, più solide che abbiamo conosciuto. Sto parlando di SAPAR, di questa associazione che in tutti questi anni ha saputo con noi costruire un rapporto molto fecondo che ci ha guidato nel percorso di questi anni, che ci ha portato ad essere riconosciuti come il gruppo fieristico che ha saputo rappresentare con grande successo il mondo del gioco, ne ha capito i problemi e le possibilità di sviluppo, non si è fatto interprete negativo di certe teorie, di certe culture, che in alcuni momenti ha rischiato di portarlo alla sconfitta. Abbiamo cercato di rappresentare il nostro ruolo con serietà e anche con passione. È per questa ragione che quindi in questi pochi minuti che vi trattengo, che voglio salutare il presidente di SAPAR, Distante, che è qui con me sul palco. Voglio salutare il dottor Franco Letrari, direttore internazionale interregionale per l'Emilia-Romagna e le Marche dell'Agenzia Dogane Monopoli, e lo ringrazio per essere qui. Quella che noi vedremo è un'edizione di Enada, la 32esima, dalle dimensioni certamente non comparabili con le edizioni che io sono costretto a ricordare, come dicevo prima, perché la manifestazione è stata organizzata in un periodo come questo, in cui tutte le componenti che possono essere determinanti a formare il successo di una manifestazione oppure no, non esistono. E devo ringraziare il nostro team perché nelle condizioni date ha saputo lavorare al massimo delle possibilità e attraverso un rapporto corretto, concreto e di reciproca soddisfazione con le aziende, ha organizzato la manifestazione che poi vedrete, che è un misto, un possibile equilibrio fra l'utilizzo delle tecnologie digitali, come stiamo cercando di applicare nell'organizzazione di tutte le nostre manifestazioni, dicevo un equilibrio possibile e convincente fra l'utilizzo delle tecnologie digitali e la presenza fisica, che ci accompagnerà per tutto l'arco temporale di questo periodo di transizione, quanto lungo non lo sappiamo, che siamo costretti ad affrontare per allontanarci dal Covid. E quindi il mio ringraziamento va in direzione delle aziende che hanno trovato e ritrovato un po' la voglia del rischio, che sempre la partecipazione ad una manifestazione
fieristica richiede. E io credo di dover dire, senza abbandonarmi all'uso di aggettivi che qualcuno può ritenere piuttosto esagerati, io credo che stiamo lavorando sia sulla sede di Vicenza, sia nella sede di Rimini, riprendendo da oggi, con grande determinazione, con forte capacità di guardare senza nessuna diffidenza alle possibili innovazioni, stiamo lavorando al recupero pieno del nostro ruolo in questo settore di attività, sapendo di quanto sia importante questo nostro ruolo per i territori nostri che rappresentiamo, certo anche per il nostro conto economico, ma in modo particolare quello che mi sostiene in questa convinzione è di interpretare fino alla sua vera essenza il nostro ruolo di essere strumenti del mercato, di un mercato verso il quale anche la nostra iniziativa può diventare estremamente importante. Incominciare oggi ha un valore altamente simbolico di riapertura di un percorso che sapremo indirizzare nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, senza farci in nessun modo cogliere da qualche atteggiamento di depressione, anzi alzando l'asticella delle possibili sfide e ricordando che non avremo soltanto da riprendere la nostra attività ordinaria per tornare a una nuova normalità, e calco il volume della voce su quell'aggettivo nuova normalità, ma apriremo anche scenari di carattere inedito, come quello della possibile integrazione fra il nostro gruppo e altri gruppi fieristici. L'esempio, tutti lo conoscono, è quello di Bologna. Qualcuno potrebbe immaginare che nelle tempeste dell'attuale situazione sarebbe preferibile un atteggiamento di prudenza, e invece così non è. E riteniamo che le ragioni di quel progetto industriale dal Covid escano rafforzate e vadano naturalmente colte. Questo è il comportamento che terremo. Incominciamo da oggi e la 32esima edizione di Enada noi speriamo che ci porti fortuna. E con questo augurio, naturalmente rivolgo me verso me stesso per quello che in questo momento rappresento, ma è con questo augurio che apro questa 32esima edizione di Enada, assegnando a questa manifestazione la grande responsabilità di aprire la nuova nostra stagione fieristica. Grazie a tutti voi. Grazie, grazie Presidente, che ha ricordato la fiera come strumento potente, potente strumento del mercato nel quale si scambiano le conoscenze, nel quale si incontra con l'innovazione, e avrete potuto voi tutti e tutti coloro che in questi giorni lo faranno nelle prossime manifestazioni anche venire a contatto con quello che è il protocollo che IEG ha messo a punto in questi mesi per rendere sicura e pienamente percepibile, pienamente sfruttabile la presenza qui in fiera in piena sicurezza. Anche
una, come dire, condivisione con le tecnologie digitali sperimentate qualche giorno fa nella manifestazione Voice a Vicenza. Insomma, questo strumento a disposizione del mercato guarda avanti e crede ancora nella sua formula in maniera potente. Grazie, dottor Letrari, per la sua presenza particolarmente significativa qui oggi alla Fiera di Rimini, all'apertura di un'edizione che, per quanto tradizionale, resta comunque un appuntamento, come ricordava il Presidente Cagnoni, storico. A lei la parola. Buongiorno a tutti, grazie Presidente, grazie per le parole anche di ottimismo. Vedete, anche come Agenzia dell'Organo dei Monopoli usciamo da una situazione particolarmente difficile. Nelle settimane più, diciamo, particolari, garantire lo sdoganamento di milioni di mascherine in sicurezza, quindi anche l'Agenzia dell'Organo ha avuto un momento di particolare difficoltà e abbiamo cercato di sostenere la sanità di queste bellissime due regioni. Sono qui per dirvi anch'io andiamo avanti con entusiasmo, perché è importante. Al vostro settore dico grazie anche nel periodo di lockdown. Sapete che abbiamo effettuato dei controlli sul territorio, chiamiamoli sanitari, e gran parte, quasi tutti gli operatori si sono comportati con correttezza, sapendo che dietro alla chiusura dell'attività ci sono delle evidenti grandi difficoltà economiche. Quindi anche come amministrazione pubblica cercare ancora di più di capire le vostre difficoltà, di capire le sofferenze di un'azienda che magari fine mese in parte alla difficoltà di racimolare le entrate per garantire i posti di lavoro. Quindi una parte, un'amministrazione pubblica più vicina, ancora più vicina alle esigenze vostre. Chi siete voi? Voi siete un settore economico che all'erario fornite 11, il dato del libro blu, che è un po' il riassunto della nostra attività, 11 miliardi e mezzo, quindi meritate rispetto. E vi stimolo, vi chiedo aiuto nel cercare assieme di fermare l'attività illecita, che probabilmente proprio nel periodo di lockdown ha dato particolarmente fastidio, perché se un'azienda seria chiude perché rispetta le regole sanitarie, magari possibilmente c'è stato forse un vicino di casa, vicino lontano, che invece si comportava in modo diverso. Noi ci siamo, abbiamo imparato anche dal periodo di marzo che è importante essere efficienti e veloci, quindi anche un rapporto, come dire, ancora più vicino. Siamo pronti, sono pronti oggi a raccogliere tutti i suggerimenti. Dobbiamo promuovere ulteriormente la collaborazione anche con la Regione, e colgo anche l'occasione di ringraziare tutte le forze di polizia che congiuntamente assieme all'Agenzia dell'Organo dei Monopoli ci danno mano nell'attività di controllo. Ancora grazie, ce la facciamo, nel nostro piccolo noi ci siamo. Grazie. Grazie dottor Letrari. Presidente di SAPAR, Domenico Distante, questi erano i giorni in cui ci si trovava a Roma e non a Rimini per l'edizione autunnale di Enada. È passato un periodo certamente delicato anche per le imprese, che in qualche modo devono ripensarsi come tutti dopo questa pandemia, ma lo vedevo entrando oggi nel quartiere, vedendo sventolare le bandiere. Comunque voi, a partire da questa edizione, mantenete alta la vostra, quella della legalità. Cioè, oggi è una fiera che rivendica, in un momento difficile, un principio di legalità legato ad un mondo che ha bisogno di molta assistenza e collaborazione perché questa venga garantita. Sì, grazie a tutti. Lei sfonda una porta aperta su quanto riguarda l'illegalità. Noi come Associazione Nazionale SAPAR siamo stati sempre accanto all'istituzione a poter denunciare comportamenti irregolari su tutto il territorio nazionale. E mi faccio aprire però da un ringraziamento particolare, fraterno, al Presidente Cagnoni e a tutto il suo staff,
per questa manifestazione che sappiamo che viene da un grosso problema, insomma, di questo lockdown che abbiamo avuto. So che ci sono stati tanti sforzi per poter fare questa fiera. Non è la fiera che ci aspettavamo, però io dico, magari, non so se il Presidente è d'accordo, è una piccola bomboniera, caro Presidente, diciamo, una piccola bomboniera, e come diceva lei prima, di una bandiera che sventola, noi dobbiamo essere propositivi e positivi per poter continuare su questo settore in cui ci crediamo da tanti anni. Mi lasciate fare un ringraziamento alle istituzioni. Io ringrazio il direttore dell'Agenzia dei Monopoli, il dottor Marcello Minenna, che ringrazio, e prego, caro dottor Letrari, di portare i miei saluti e i miei saluti personali e da parte di tutta l'associazione che rappresento, al dottor Minenna, perché ho visto che, insomma, è già entrato di forza, ha già fatto dei decreti, noi siamo stati già in contatto con lui e con i suoi uffici, e dico ancora una volta, noi siamo dalla parte delle istituzioni. So che oggi doveva stare qui con noi Sua Eccellenza Prefetto, col Questore e col Comandante Carabinieri della Guardia di Finanza. So che stanno il Comitato con l'Ordine e Sicurezza Pubblica. Ringrazio tutte le istituzioni presenti, perché senza di loro noi non andremo sicuramente da nessuna parte. Però il problema è questo. Il dottor Letrari ha parlato prima di 11 miliardi che noi diamo all'erario. 11 miliardi di cui oltre il 50%, 6 miliardi e 8, vengono dati dal solo ed esclusivo settore degli apparecchi della VP e VLT. Quindi oltre il 50%. Io vedo lì, no, gioco di Stato, è stata una mia battaglia quando sono ritornato a fare mia battaglia di tutti i miei consiglieri, ripeto, della mia presidenza, vicepresidente, perché ho detto, noi facciamo un gioco di Stato, io non mi devo vergognare di quello che faccio, perché noi facciamo un gioco pubblico, un gioco di Stato in cui noi portiamo i soldi allo Stato. Purtroppo in Italia, e tantissimi parlamentari, tantissime forze politiche, purtroppo lavorano di pancia, c'è di ipocrisia, io purtroppo questo lo devo dire, perché non ci dimentichiamo che negli ultimi 4 anni c'è stato 7 volte un aumento di PREO, non ci dimentichiamo il decreto dignità, cos'era l'altro, mi sfugge. Voglio dire, cioè, è stato ogni anno e più volte durante l'anno accanimento proprio per questo sui nostri riguardi, sul nostro settore. Io ho detto più volte anche in Commissione Bilancio, alla Camera, al Senato, ma se il gioco nostro è brutto, fa schifo, nessuno lo vuole, voglio dire, bastano 2 righe in un decreto e il gioco pubblico di Stato si cancella, si rinuncia agli 11 miliardi e si ricomincia da capo. Perché noi il problema non è che dobbiamo combattere purtroppo solo contro l'illegalità, perché questo lo facciamo volentieri, lo combattiamo ogni giorno, ci abbiamo sempre messo la faccia denunciando sempre a tutti i livelli, prefetture, guardie di finanza, carabinieri, ministero dell'interno, questure, sempre, l'abbiamo sempre fatto. La cosa che più mi fa male è che io mi devo andare a combattere con chi? Col sindaco che magari si alza la mattina e dice oggi cosa devo fare? Magari dico una battuta, se litigato con la moglie, dice oggi faccio gli orari sugli apparecchi da intrattenimento, no? Faccio le distanze, gli orari che abbiamo visto tutto che non portano assolutamente a nulla, e le distanze, se non solo a far chiudere quelle attività legali e tutto il loro indotto che ci sta insieme, perché io con un semplice smartphone gioco H24 365 giorni all'anno sui siti.com, che ringrazio ancora una volta l'amministrazione Monopoli e tutte le forze dell'ordine, perché stanno lì ad oscurare questi siti illegali. Quindi qualcuno mi dovrebbe dire perché, ipocrisia, perché parlare male del gioco nel proprio paese e poi si prendono i voti? Non è così. L'hanno detto fior fiore di procuratori nazionali, procuratore nazionale antimafia federale, il dottor Antonio De Donno, ma la Guardia di Finanza, il Ministero dell'Interno, dove non c'è il gioco legale,
e questo, ripeto, lo dico ancora a tutti gli amministratori, cominciando dal consigliere comunale, ai parlamentari, ai senatori, dove non c'è il gioco legale, va il gioco legale. Noi abbiamo oggi una regione, il Piemonte, e così l'Emilia, che sono ormai 2 anni e mezzo che non c'è più lavoro legale, c'è solo apparecchi illegali sul territorio. Io devo ringraziare ancora una volta la Guardia di Finanza del Piemonte per tutti, e i monopoli di Stato e tutte le forze dell'ordine per i sequestri che fanno sul territorio. Quindi io posso dire, combatto con le legalità, lo faccio io, fa la mia presidenza, lo fanno tutti i miei soci e tutti quelli che fanno questo lavoro, ma combattere ogni giorno anche con persone che non vogliono capire e non ti vogliono neanche incontrare, che è la cosa più brutta che uno può vedere anche come presidente nazionale, e poi magari lasciarsi andare a dichiarazioni che non stanno né in cielo né in terra. Io sono stato costretto a fare, quando parlo io parliamo di Sapar, perché non voglio, parliamo sempre di tutta la Sapar, degli opuscoli per specificare effettivamente come funziona il gioco di Stato, effettivamente chi siamo, com'è la filiera del gioco di Stato, perché noi, e lo voglio specificare ancora una volta, noi siamo i gestori degli apparecchi di intrattenimento, poi ci stanno gli esercenti, poi ci stanno i gestori, ci stanno i concessionari, poi ci stanno l'amministrazione monopoli, poi c'è lo Stato. Questo è quello che siamo. Noi siamo quelli che andiamo su tutto il territorio nazionale, che andiamo a raccogliere le monetine, che non sappiamo sempre se arrivano nei propri uffici, perché magari tra i bar, tra le sale e tra i nostri uffici purtroppo subiamo delle rapine, furti, perché noi dobbiamo versare lo stesso al concessionario, questo che sia ben chiaro. Cioè noi siamo partner dello Stato, non siamo contro lo Stato. Ecco perché io chiedo sempre alle istituzioni, ma anche a chi è contro il settore, ma scusa, parliamone, 5 minuti, 10 minuti, poi ognuno è libero di fare ciò che vuole, sia ben chiaro, però almeno ascoltami, perché quello che tu stai dicendo, ti dico che non hai capito nulla del nostro settore, te lo spiego io, ti faccio il disegnino, come ho fatto il disegnino di come effettivamente funziona il nostro settore. Quindi quando trovi persone, e ripeto ancora una volta, come per esempio il dottor Minenna, che ringrazio ancora una volta, che al suo insediamento abbiamo chiesto un incontro, disponibilissimo, e durante il lockdown in cui abbiamo avuto anche un tavolo con tutte le altre associazioni di categoria dove io ho condotto, e che proprio durante il lockdown abbiamo avuto con lui e col sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Mario Turco, che ringrazio ancora una volta personalmente, perché c'è disponibilità, c'è un incontro in cui dici vieni qua un attimo, spiegami un attimo. Io lo dico sempre, qualcuno mi dirà hai rotto le scatole, ma io sono nato in un flipper, forse a qualcuno posso spiegare qualcosa che non lo sanno, come io e come tutti i miei associati. Quindi quando c'è un chiarimento, quando c'è un incontro proficuo, poi ripeto, io non obbligo nessuno, nessuno deve giustamente cambiare la propria posizione o perché tu vai lì e lui ti deve dire ok, va bene. No, è giusto perché c'è un confronto. Magari su 10 cose una è giusta, quella cosa in quel decreto si riesce a cambiare. Ma quando tu non vuoi incontrare le persone, e a prescindere qui comando io e faccio come dico io, in una realtà in cui, ripeto, diamo 11 miliardi allo Stato, in cui solo dalle AVP e delle VLT sono circa 6 miliardi e 800, un po' di rispetto ci dovrebbe stare. Devo dire, per esempio, noi abbiamo il problema degli orari e delle distanze. Consiglio di Stato, prima del lockdown io ho fatto 39-43 prefetture in 2 mesi per poter illustrare a tutte le prefetture come effettivamente funzionava il fatto delle distanze. Devo ringraziare tutti i prefetti dell'accoglienza che ci è stata riservata, in cui ci hanno ascoltato, perché prima di andare a fare come
oggi sta a Rimini, il Comitato con l'Ordine e Sicurezza Pubblica, e prima di andare a decidere sulle norme o sulle ordinanze sindacali, magari ricordano qualcosa di quello che noi abbiamo detto. Quindi quando c'è un confronto, ripeto, oggi ringrazio il dottor Letrari che è qui ad ascoltare, e ascoltare le sue parole mi hanno fatto un enorme proprio effetto e affetto, perché loro, noi siamo con loro, noi non siamo contro lo Stato, non siamo contro l'agenzia del Mono, noi siamo con loro e dobbiamo viaggiare sullo stesso binario, non possiamo essere contro. Quindi io mi spero, insomma, questa fiera, sappiamo, non è quelle fiere che abbiamo fatto gli anni precedenti. Pazienza. Io ringrazio tutti gli espositori che stanno qua oggi, che hanno fatto grossi sacrifici, che hanno fatto grossi sacrifici per essere qui presente. Abbiamo bisogno di certezze. C'era il decreto dignità in cui diceva che entro 6 mesi ci doveva fare un riordino dei giochi, non è stato fatto. Ripeto, ogni comune legifera come meglio crede, ogni regione legifera come meglio crede, differentemente magari quello che fa lo Stato centrale, perché poi abbiamo il problema della sanità su tutte le leggi regionali in cui può andare a incidere sul fatto della salute e della tutela pubblica, e noi ci troviamo che parecchie aziende, come ripeto, io spero che l'Emilia possa riconsiderare, noi abbiamo, se non sbaglio, un incontro il giorno 6 ottobre con l'assessore Corsini, possa riconsiderare anche l'Emilia Romagna, così come ha fatto la Puglia, come ha fatto la Basilicata, come ha fatto il Veneto, a ricambiare le proprie norme, ripeto, per tutelare e difendere le imprese, le piccole e medie imprese, che qui parliamo di piccole e medie imprese che stanno sul territorio nazionale, ma la cosa più importante che dobbiamo stare attenti, che noi sì, che uno può dire sì, ma tu tuteli la tua azienda, sì, io tutelo la mia azienda, ma io voglio tutelare i miei dipendenti, perché se vado a casa io, vanno a casa tutti i dipendenti. Qui in Italia parliamo di 150.000 persone che stanno sul territorio tra lavoratori e indotto, perché se chiudo io l'attività, come io opero in Puglia, se Emiliano, il presidente Emiliano, non avesse avuto il coraggio di cambiare la legge regionale che era stata fatta dall'ex governatore Vendola, oggi noi ci troveremmo con le distanze il 98,4% circa di attività tutte chiuse. È inutile che mi dicano i 500 metri, dove ti giri giri, non puoi aprire un luogo che non c'è un luogo sensibile, perché qui il problema è che il sindaco di un chilometro a distanza, confinante, 0 metri, tu cosa hai fatto? Hai fatto la chiesa, io devo fare la chiesa, i parroci, poi tu hai fatto l'ospedale, io faccio pure le aziende sanitarie. Tu hai fatto le banche? No, io faccio le banche, e dove stanno pure i distributori automatici di banconote, cioè i cash service? Cioè, perché io sono più bravo di te. Tu hai fatto 500 metri e io devo fare 800 metri. Tu hai fatto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, io faccio dalle 7 alle 1 e dalle 14 alle 22. Cioè, è questo che... Ma noi si può continuare ad avere aziende nel pieno rispetto delle regole in cui sono stati fatti investimenti e avere la paura giornalmente? Oggi il sindaco cosa fa? Il sindaco del paese si alza bene, va tranquillo, è arrabbiato? Oppure il presidente della regione cosa fa oggi? Speriamo che va tutto bene, che qualcuno lo faccia arrabbiare questa mattina, perché magari fanno ordinanza regionale, fanno legge regionale e ci troviamo tutti a casa dopo il giorno dopo. Quindi ecco perché noi chiediamo, e ripeto, spero che stiamo, sono certo, non spero, sono certo, col direttore Minenna, che possa essere un faro sul governo, di poter finalmente avere un riordino nazionale, 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 dove tutti sappiamo quello che dobbiamo fare. Noi oggi abbiamo le mani legate, abbiamo paura
di fare un passo in più, perché ripeto, ma faccio quel passo in più, voglio investire, ma se domani il Presidente della Regione o se quel sindaco mi chiude dove io magari ho 100 apparecchi e mi mancano 10.000 euro al mese, 5.000 euro al mese, come faccio a investire se non so quello che può accadere domani? Cioè, 7 aumenti di Preo dal 2016 a 2020, 7 aumenti di Preo. Questo è il discorso. Quindi, scusate questo appello, ma su quello che lei aveva aperto, sull'attività illegale, cosa, noi abbiamo fatto tantissimi emendamenti di chi ha gli apparecchi illegali, sequestro immediato dell'apparecchio, chiusura immediata dell'esercizio, licenza di polizia, carro tollerare, a quell'esercente non se ne dovrebbero più dare, perché solo così si può fare qualcosa. Quindi io ringrazio dottor Letrari. Troppi ringraziamenti. No, sempre rimanendo sull'ottimismo, colgo la parte e ringrazio per le parole dette. L'Agenzia delle Dogane e Monopoli è pronta, secondo me, anche a promuovere ulteriori iniziative di collaborazione con le autonomie locali, regioni e comuni, perché voi che siete clienti, chiamiamo clienti non solo miei, per voi secondo me è importante portare avanti questo messaggio che l'argomento va affrontato e l'Agenzia delle Dogane, che si sta già muovendo, ripeto, ve ne sarete accorti che stiamo cercando di fare sotto la regia del dottor Minenna, quindi promuovere la collaborazione affinché anche voi dovete avere la possibilità meglio di capire cosa succederà nel futuro. Parlava di investimenti, no? Certo. Cioè investimento sì, investimento no. Posti lavoro sì, posti di lavoro no. Quindi secondo me facciamo squadra anche come amministrazione pubblica. È una cosa secondo me molto importante. Un'altra cosa me lo dovete lasciar dire, perché è una cosa importante. Abbiamo 2 minuti ancora, ce la fate tante. Sì. Un minuto e 59, va bene, a posto di 2 minuti. Un'altra cosa importante che è stato detto, ripeto, anche nell'incontro con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Turco e al direttore Minenna. Noi abbiamo il problema delle banche. Cioè, noi le banche non ci vogliono. Cioè, noi siamo costretti a versare a concessionario tramite il RID. Ma se la mia banca non vuole che i soldi che vado a versare a portarli in banca, non mi rimane altro che andare con una carriola sotto il monopolio, sotto le trarie. Magari i colleghi qua dell'Emilia vengono sotto la sua agenzia, vengono a portare i soldi, perché se le banche non aprono i conti, quelle che hanno chiudono i conti, perché siamo stati anche all'ABI per poter spiegare come funziona il nostro lavoro ancora una volta. Nel senso che io capisco anche chi sta dall'altra parte, tipo il cassiere, che tu vai a versare 100.000 euro in un giorno, 50.000 euro in un giorno, dice, ma che dove prende questi soldi? Non sa. O per esempio le banche non sanno che noi, cioè, prendiamo i soldi, li portiamo tutti, poi noi dobbiamo versare il Preo, dobbiamo versare i concessionari sempre con pagamenti tracciati, però magari tu fatturi 5 milioni, però magari versi 30 milioni di euro. Dice, e come mai questa persona 30 milioni fattura 5? I soldi non sono tutti nostri. Cioè, i soldi non sono nostri. Abbiamo dovuto spiegare che quando fate l'antiriciclaggio, che dovete fare le SOS, le segnalazioni di operazioni sospette, state attenti, informatevi, chiamate il gestore. L'abbiamo fatto un vademecum. Chiamate il gestore e dite, ma scusa, che sta succedendo? Allora, noi andiamo lì e ti spieghiamo che su 100 euro, questo va allo Stato, questo va all'esercente, questo va a noi. Non pensate che quei 100 euro vanno tutti in tasca a noi, quindi non è fatturato. Però questo bisogna dirlo. Quindi, ripeto, noi stiamo cercando in tutti i modi di poter fare, di dare una mano a tutte le istituzioni, ma ripeto, io sono molto, molto fiducioso da questo. Quindi, Presidente, io la lascio ancora una volta, noi siamo sempre positivi, ringrazio a lei e a tutto lo staff che rappresenta, e una piccola bomboniera. Godiamoci questi giorni di fiera e speriamo che vada tutto bene, sono sicuro anche lì che va tutto bene, togliamo sto speriamo. E riprendiamoci tutti quanti. Grazie a tutti. Bene, grazie. Grazie Presidente Di Stante, grazie Direttore Letrari, grazie al Presidente Cagnoni. Ripartiamo da Enada. Buona fiera a tutti.